Ben ritrovati con la seconda parte della mia personale top 10 del 2013. Raccontiamo adesso ottavo e settimo posto. All'ottavo troviamo Captain Phillips di Paul Greengrass, il film che secondo me finalmente riesce a fondere con coerenza, con omogeneità, le due anime del cinema di Greengrass, quella più mainstream, quella più action, che ha secondo me meravigliosamente esplicitato con la seconda e terza puntata delle avventure della spia smemorata Jason Bourne, ma anche in Green Zone, sotto tanti punti di vista, e invece l'anima di impegno civile e anche storico, che invece aveva contraddistinto la prima parte della carriera di Greengrass in Bloody Sunday, ma soprattutto nello straordinario United 93. Captain Phillips è un thriller tesissimo, è un duello tra due grandi attori, il primo ovviamente non poteva che essere Tom Hanks, il più grande interprete nel riuscire a raccontare l'uomo qualunque, con tutti i suoi pregi sommessi e anche con le sue debolezze, con le sue mancanze. Secondo me Tom Hanks in questo film sciorina una delle sue prove veramente migliori sotto questo punto di vista. Credo sia, non ho paura di dirlo, il vero erede di un altro grandissimo come Spencer Tracy, un altro che appunto riusciva a dare sapore, a dare intensità a quelli che poi erano personaggi che potremmo incontrare nella vita di tutti i giorni. Dall'altra parte c'è la sorpresa del film, Barkhad Adi, questo giovanissimo attore africano che interpreta con una fisicità incredibile, lui che ha questo corpo, questo fisico sommesso, gracile, macilento, e che, appunto, dicevo, interpreta con questa grandissima fisicità il personaggio del capo dei pirati somali che assaltano la nave capitanata appunto da colui che poi dà il titolo al film. Il fisico così minuto di Abdi è, secondo me, poi controbilanciato da uno sguardo incredibile. La presenza scenica di questo giovane attore è veramente fantastica e riesce ad esprimere sia inquietudine, è un personaggio sia spaventoso che in realtà molto molto umano. Questa è anche la forza del cinema di Greengrass, che riesce a raccontare episodi di storia anche tragici, ma senza mai dimenticare l'umanità e la verità dei personaggi. Settimo posto per The Disappearance of Eleanor Rigby, film che ho visto a Toronto e che è ancora inedito in Italia, ma non lo sarà per tantissimo perché è stato acquistato dalla Koch Media. Non so come verrà distribuito il film perché in realtà si tratta di un'opera fiume, o meglio di due film in uno. La trama di partenza è semplicissima: in seguito a un evento tragico un marito e una moglie decidono di separarsi. Il film racconta questo anno di separazione vissuto attraverso gli occhi di lei e di lui. Tutto girato a New York, precisamente nel Lower East Side, il film di Ned Benson ha due protagonisti d'eccezione. La sempre efficacissima e totalmente brava Jessica Chastain e James McAvoy, che, devo dire, forse anche a torto, sono rimasto molto sorpreso, è il migliore in campo. Forse perché la parte in cui lui è protagonista credo sia leggermente più efficace dell'altra nel raccontare la verità dei sentimenti di quest'uomo che non riesce a comprendere, non riesce a capire bene il motivo per cui è stato lasciato da sua moglie, e dietro questa incredulità c'è anche la difficoltà di elaborare la tragedia che ha subito in precedenza. Film che racconta con grandissima verità i sentimenti dei personaggi, non soltanto dei due protagonisti, ci sono anche degli ottimi comprimari come Sharon Hinds, uno secondo me dei migliori caratteristi in circolazione. Benson ha costruito appunto un film intimissimo, sommesso, veramente, veramente toccante nella maggior parte dei momenti e capace assolutamente di arrivare al cuore dello spettatore. Per cui The Disappearance of Eleanor Rigby si è meritato la settima posizione nella mia speciale classifica. Ci vediamo la prossima volta con sesto e quinto posto.